Sua Eccellenza il Prefetto, la festa della Polizia come festa della legalità, una legalità di cui c'è grande bisogno a Taranto. Beh, c'è bisogno a Taranto come c'è bisogno negli altri territori, non c'è dubbio. È una festa che oltre a commemorare la fondazione della Polizia di Stato rinnova l'impegno delle donne e degli uomini di tutte le forze dell'ordine, in questo caso particolare della Polizia di Stato, per mantenere il più alto livello di sicurezza urbana e quindi mantenere un livello anche alto di legalità. Lo sforzo è congiunto, abbiamo tra l'altro da fronteggiare momenti particolari di emergenza che purtroppo ancora riguardano l'intero territorio nazionale e segnatamente anche questo territorio. Abbiamo un problema legato alla ripresa e alle aspettative che erano legate alla ripresa, che purtroppo adesso vengono un po' mortificate dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Ma devo dire che l'andamento complessivo anche della delittuosità in provincia di Taranto indica un minore impatto da parte della criminalità, fermo restando che le tante operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla magistratura ci dicono che chiaramente la guardia deve rimanere assolutamente alta. Signor Prefetto, quando parliamo di legalità ovviamente il riferimento non può non andare al dramma ambientale che vive Taranto, mi riferisco alla questione ex Ilva, continui sforamenti, un giorno sì e l'altro pure, e continui crolli proprio all'interno dello stabilimento, è una fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi. A questo punto credo che ci siano gli estremi di chiuderla senza se e senza ma, perché parliamo di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica. Non sarebbe il caso di intervenire nell'ambito delle sue competenze per prendere un provvedimento certamente drastico ma assolutamente necessario per la tutela della vita dei tarantini e non solo? Ma in realtà il prefetto non ha una competenza in questa materia come rappresenta il governo. Però in quanto rappresentante del governo il mio ruolo che e quello che, al quale io tengo particolarmente e che ho sempre osservato è quello di mettere al corrente ovviamente tutte le autorità di governo di tutto ciò che accade sul territorio, compreso quindi anche le criticità che sono segnalate o altre attività che riguardano anche il settore chiaramente ambientale e segnatamente quelle che riguardano anche l'occupazione. E quindi in quest'ambito rientrano anche. Due giorni fa, per due giorni consecutivi, ci sono stati sforamenti aberranti. Lei chiaramente rispetta le regole, rispetta il suo ruolo, però noi vorremmo, mi consenta, un'azione molto più incisiva da parte sua, perché questa fabbrica è purtroppo è diventata la fabbrica della morte, e per chi ci lavora all'interno e per i cittadini che vivono nella nostra città. Il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'articolo 32 non può essere bypassato. Ma non c'è dubbio, infatti tutto quello che avviene noi lo giriamo agli organi competenti, a partire dall'ARPA e allo Spesal. Tra l'altro noi di recente abbiamo anche varato sull'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro un apposito protocollo che riguarda proprio questo purtroppo tema importantissimo, perché perdere la vita durante un'attività lavorativa chiaramente non è degno di un paese che vuole essere civile, e ci sforzeremo di continuare. Quindi io sono in stretto rapporto con chi ha però la specifica competenza per andare ad accertare eventuali violazioni. Lei ovviamente si confronta anche con i commissari di Ilva in AS. Paradossalmente, assurdamente, i commissari hanno chiesto addirittura il dissequestro dell'area a caldo. Pochi giorni prima c'erano stati degli sforamenti mostruosi di biossido di zolfo e di benzene. Ecco perché io dicevo, in questo caso sembra quasi una situazione paradossale, caricaturale: da un lato si chiede il dissequestro e dall'altro poi gli sforamenti arrivano impazziscono davvero. Però non c'è una stretta correlazione tra questi due temi, intanto perché per quanto ne so io la richiesta di dissequestro riguarda solo alcune parti dell'impianto. Quelle parti sequestrate. Esatto, e poi comunque questa è una legittima istanza che sarà però poi vagliata e valutata chiaramente dalla magistratura.